Luca Maria Rizzello. Che spettacolo, signori, uno spettacolo! Chiaro, li vengo a fare dove mi diverto, li vengo a fare a casa e
niente, Piriolo è una bomba. Le prime due manche ho toccato i birilli proprio perché devo prendere un po' di confidenza con la macchina, però adesso secondo me è andata bene, quindi vediamo. Bene, vuoi ringraziare qualcuno? Assolutamente sì, voglio ringraziare a parte tutta la gente di Riolo che ci è stata vicino in tutti questi giorni, che siamo stati qui in giro, insomma. Ecco, noi siamo qui da una settimana a fare diversi contenuti, stiamo girando un cortometraggio, stiamo facendo un po' di cose, sempre ambito motorsport. Ecco. E, niente, poi vorrei ringraziare la mia squadra di content creator. Il vento di Tiriolo, chi lo sa, noi facciamo marketing sportivo, marketing nel motorsport, comunicazione, e quindi facciamo da content creator, quindi tutta la mia squadra, e poi assolutamente MFT, che è il nostro partner che ci fornisce le macchine, perché è veramente oltre ad essere super professionali, ma veramente a livelli che se ne trovano pochi, abbiamo stretto ormai da 2 o 3 anni un rapporto che va oltre, e siamo un po' una famiglia, ecco. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Passiamo al gruppo N oltre 2000. Secondo classificato sul Peugeot 208 Rally, Dario Morlacchi. Portati dietro Luca Maria, Dario. Vieni Luca Maria. Nicola, il mio figlio. Io sono io licenziato, però è Nicola. Mi dica questa cosa. Io sono licenziato perché lui era minorenne quando ho fatto Nicola Morlacchi. Allora, vince Nicola Morlacchi. Vai Nicola. Anzi, secondo classificato, scusate, vince la classe oltre 2000, Luca Maria Rizzello. Luca Maria vince anche l'assoluto di gruppo A. Siamo arrivati alla classifica assoluta. Decimo classificato su Skoda Fabia R5 di gruppo A, Luca Maria Rizzello. Voglio sentire le mani sull'assoluto. Avvicinatevi, io vi chiamo in sequenza. Su Peugeot 106 S16 della scuderia Spromonte, Crucitti Francesco al 9° posto. Ottavo posto della New Generation Racing, Saverio Barberio. Settimo posto della New Generation Racing su Fiat Y9 Honda, Antonio Paone. Della scuderia Piloti per Passione su Fiat 112 di gruppo AMI, gruppo 1 1004, sesto classificato Domenico Tramontana. Sempre della Piloti per Passione su Fiat 127 Sport, quinto classificato Agostino Fallara. Quarto classificato della New Generation Racing, Paolo Albirante Nicola. Adesso arriva un podio. Terzo posto, agognato, con problemi di motore, con problemi di trazione, della scuderia Vesuvio, chiamiamo Alfonso Casillo. Secondo assoluto dei Piloti per Passione, non demorde, è sempre lì col fiato sul collo del primo, secondo classificato Giovanni Greco. E l'ultimo è lui, chi manca? Sempre Piloti per Passione, sempre su Elia Avrio, reduce da
qualche problema finalmente risolto di motore e si vede. Chiamiamo per il primo posto assoluto del quinto slalom di Tiriolo Gaetano Recchiti. Allora, per la foto di gruppo, qualche giovane magari se si vuole... Anche lei è giovane, lei, venga, venga, venga.